Lega, signori, forse qualcuno si è dimenticato, ha governato con Berlusconi per 20 anni. Abbiamo visto forse il federalismo fiscale? Abbiamo forse visto la Repubblica del Nord? Abbiamo forse visto la macroregione? Abbiamo forse visto la secessione? Abbiamo forse visto l'autonomia? Abbiamo visto qualcosa? E non dimentichiamoci che se oggi in Italia, ma purtroppo anche di conseguenza anche a Trieste, c'è questo grande falò che è di immigrati clandestini, abusivi in genere, oggi è diciamo, in atto, chi ha acceso l'amicizia con il Trattato di Dublino è stata proprio la Lega Nord, nella persona non di Silvio Berlusconi, quella volta era Presidente del Consiglio, ma con proprio Roberto Maroni. Se oggi siamo in questa situazione è proprio causa la Lega Nord. E le manifestazioni per ricordare questo, diciamo, questa Costituzione del territorio di Trieste la faremo domenica 13 settembre. Partendo ovviamente sempre da Piazza Venezia, ex Giuseppina, alle ore 14, faremo il solito corteo. In merito a ciò abbiamo costituito una delegazione formata da Patrizia Palcini, che ne è la coordinatrice e responsabile, Massimo De Palma e Nadia Ricobon, che hanno il compito di interpellare tutte le altre realtà indipendentiste presenti a Trieste affinché il 13 settembre finalmente si riesca a fare una manifestazione unitaria, senza problemi personali, senza diciamo, i soliti distinguo, cioè una manifestazione appunto per rivendicare l'indipendenza del territorio libero di Trieste.